Eccoci qua e buongiorno a tutti. Pietro Pisanti, on the road, Fiat Uno GPL, direzione Colline oltre Poppavese, di ritorno da Bolzano. Allora signori, intanto per i miei ascoltatori che mi stanno chiedendo, ma non avevi detto che gli occhiali da sole non li portavi? Sì, non li porto mai gli occhiali da sole, mai vuol dire mai, 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 mai. Mi capita un po' per vanità, perché questo modello che mi hanno regalato mi piace molto, e un po' perché a volte mentre guido ci sono delle posizioni di sole particolarmente fastidiose, allora mi viene voglia di portare gli occhiali da sole. Signore, cercate di non guardare sempre la pagliuzza negli altri quando avete la trave negli occhi, su, veramente. Cerchiamo di essere seri, avete ragione. Nessuno vi dice che non abbiate ragione sul fatto che ho detto che non portavo gli occhiali da sole. È vero, non li porto mai. Prendo il sole dalla mattina alla sera, sono già abbronzato. In determinate piccole circostanze, come ausilio, specialmente nelle giornate come adesso, dove è pieno di scie chimiche, quindi il cielo è velato e c'è questo riverbero molto molto fastidioso, mi aiutano alla guida. Allora, oggi niente presentazioni, passiamo subito a bomba! Allora, io spero che questo discorso entri nella testa. Mi accorgo di come il popolo sia volubile. È sufficiente che la mattina uno si alzi e dica armiamoci e partite, e tutti a dire bravo, è vero, bisogna andare contro lo Stato, le leggi. Per me siete liberi di spaccarvi la testa contro i muri e fare quello che volete. Siete liberi di cambiare paese. Siete liberi di fare un po' quel che vi pare. La cosa rimane una. Cercate di accendere il cervello e ragionare con la vostra testa. Quando mi viene scritto nel mio canale Telegram da qualche troll che sarei il finto antisistema per... Io non so più come dirvelo, ma non mi interessa, l'importante è che l'abbia capito io, che le battaglie contro i mulini a vento non hanno alcun senso di essere. Veniamo al dunque. Se io ritengo che mettere i cerchi da 15 sulla macchina a livello di sicurezza non cambi un cazzo, li posso mettere. Nel momento in cui vengo fermato, mi applicano l'articolo 78 del codice della strada, mi danno una bella multazza e mi ritirano il libretto e mi mandano la macchina a revisione straordinaria. Se faccio un incidente stradale, l'assicurazione paga la controparte e poi si rivale su di me, lasciandomi sderenato a vita. Io non so come cazzo non vi riesca a entrare nella testa che le battaglie fini a se stesse, senza che abbiano da un lato una motivazione importante, in più il fatto che queste battaglie vengano poi, abbiano poi un risultato, non servono a niente. Io sono il primo a dire, l'ho ripetuto un milione di volte, che tutto quello che hanno fatto in questi anni è stato una porcata galattica. Ma la mia domanda è: a che cosa è servito manifestare? A un cazzo. A che cosa è servito incazzarsi? A un cazzo. A che cosa è servito tutto? A un cazzo. È stato un periodo storico importantissimo per chi ha deciso di cambiare. Perché a me nessuno mi ha potuto tenere per le palle durante il periodo della psicopandemia? Perché io me ne ero già andato. Mi ero già creato una mia dimensione abitativa, lavorativa, sociale, alimentare. E sono steno e nessuno mi ha tenuto per le palle. La vita è fatta di scelte. Che sia una porcata essere manganellati in piazza per manifestare contro il green card, sono io il primo a dirlo. Ma io non ho più voglia di combattere battaglie
che non ha nessun senso combattere e che non portano da nessuna parte. Girare senza assicurazione o con la targa autoprodotta non farà altro che creare questo, e cioè i diretti interessati verranno economicamente distrutti e c'è una grossa possibilità che finiscano in galera. E voi che continuate a dire bravi, che gli date la stima, che cosa succederà? Sparirete nel nulla. Fatto sta che se andate adesso sui canali della signora Fusco, le persone che la insultano, dandole della squilibrata, non glielo sto dando io, gliela sta dando le persone sul suo canale, sono sempre di più. Mentre prima erano brava Valentina, dai, sei tutti noi, eccetera. Poi se uno ha la vocazione del martire, è libero di fare quello che vuole. Quindi, dove voglio arrivare in maniera così facile e semplice? Che non ha nessunissimo senso logico fare battaglie che non si ha la possibilità di vincere. Se volete, createvi uno stato, un esercito, dichiarate guerra all'Italia e poi tentate di applicare le vostre leggi, senza sapendo che poi le vostre leggi devono andare d'accordo con anche tutte le altre persone. Quindi bisogna vedere fino a che punto poi le vostre leggi saranno accettate dalle altre persone. Se non vi è chiaro questo concetto che è di una banalità disarmante, continuate imperterriti ad andare avanti a fare inutili battaglie. Io potrei aumentare i miei iscritti da un giorno all'altro facendo demagogia, facendo populismo, andando a dire brava Valentina, bravo di qua, combattete. In realtà che cosa farei? Farei il male sia della signora Fusco, sia di tutte le persone che la stanno emulando e che impareranno sulla propria pelle, che cosa significa emulare una persona che sta sbagliando e tutto il resto. Questo non ha niente a che vedere col fatto che io ritenga che lo Stato sia corrotto, che i politici siano dei burattini, che la psicopandemia non esista, che il siero sia un liquame tossico. Non ha niente a che vedere con questo. Pensate che anche quando fate battaglie di natura legale e avete tutti i presupposti per vincere, potete perdere perché un giudice può darvi torto. Immaginatevi quando fate battaglie che sono perse in partenza. Purtroppo è un discorso che non entra nella testa di chi non si è ancora, come me, spaccato la testa facendo nel corso della sua vita battaglie legittime che non hanno portato da nessuna parte. Vi faccio un esempio. Adesso sul canale della signora Fusco sta girando le foto delle presunte lesioni subite dai presunti apolidi che sono stati portati nella caserma, nell'ufficio di polizia della Polizia Locale di Milano. Anche lì 12.000 troll che non hanno la benché minima idea di come funzioni la legge sono scattati a dire violenze di qua, denunciamo. Allora, io metto ancora in guardia ancora una volta la signora Fusco. La signora Fusco non ha la benché minima idea, nel sotterfugio, cioè senza che lei lo sappia, di quante comunicazioni all'autorità giudiziaria stanno trasmettendo, di quante misure di prevenzione è possibile che la questura competente vada a chiedere nei suoi confronti. La signora Fusco non ha la benché minima idea di tutto quello che sotto la brace sta bruciando e i pacchi sorpresa che le stanno preparando. Quando la signora Fusco nel suo canale va a postare le foto delle lesioni andando a dire li avete menati, denunciate, non si rende conto che ancora una volta sta diffamando delle persone senza avere nessuna cognizione di causa. Voi dite che parlo sempre della Fusco, io non parlo sempre della Fusco se non ultimamente, ma la signora Fusco mi sta dando degli spunti molto importanti per cercare di dare delle lezioni, non solo di diritto, ma anche di vita a tutti. Ultimamente sono riuscito a far entrare una donna, a trovare il suo proprio fratello in una casa di riposo, anche se gli continuavano a chiedere il green card anche se non era più obbligatorio, e questo l'ho fatto con i mezzi legali.
Durante la psicopandemia sono riuscito a far evitare la vaccinazione coatta a una donna psichiatrizzata facendo un mega ricorso al giudice tutelare competente per terrore, avevo fatto anche un video a riguardo. E anche lì l'ho fatto non andando a minacciare qualcuno col mitra, ma utilizzando i mezzi legali. Adesso sto combattendo affinché nella regione Lombardia una persona per un intervento d'ernia non sia obbligato a fare il tampone per fare l'intervento, e anche lì sto utilizzando l'arte della guerra e non andate a fanculo, io vado in un altro paese a farmi l'intervento oppure perché la risposta della direzione sanitaria è signore non ce ne frega un cazzo, e invece io attraverso l'ufficio welfare della regione Lombardia sto chiedendo visione di quale sia la circolare che obbliga la direzione sanitaria di questo ospedale privato a chiedere un tampone. Voi non avete capito che se oltre ad allenare i muscoli non utilizzate il cervello farete una gran brutta fine. Ma che cazzo ve lo dico a fare? Torniamo alla questione Manette Fusco. La gente dice, ecco, denunciateli, non possono mettere le manette. Anche lì bisogna capire qual è la disciplina riguardo alle manette. L'articolo 54 del codice di procedura penale sullo stato di necessità va a spiegare che non è punita una persona che agisce in uno stato di necessità, e in più sempre il codice di procedura penale dice che il pubblico ufficiale è autorizzato ad utilizzare la forza quando deve opporsi a una forza. Questo detto in maniera molto semplice, vi faccio un esempio. Se uno psichiatra seda una persona in mezzo alla strada che in stato confusionale sta per buttarsi dalla finestra, è vero che una persona può essere sedata contro la propria volontà solo se è stato emesso un trattamento sanitario obbligatorio, ma è vero che lo stato di necessità permette allo psichiatra di non essere punito per una somministrazione coatta di farmaci poiché vi è uno stato di necessità. Lo stesso vale per le manette. Le manette non sono solo ed esclusivamente un mezzo di limitazione della libertà di movimento di una persona che è stata legalmente arrestata, oppure che deve essere tradotta, che so, da un carcere al tribunale o da un carcere all'altro, oppure una persona che viene tradotta in carcere con l'emissione di una misura di custodia cautelare, oppure con una persona che viene portata a un processo per direttissima, arrestata, oppure una persona che è stata oggetto di un ordine di esecuzione della carcerazione, quindi viene portata in carcere per l'espiazione di una pena definitiva. Pensate che in tutti questi casi, non per le traduzioni, accetto delle traduzioni, l'utilizzo delle manette è facoltativo riguardo al capo servizio, che se ne prende la responsabilità se non le mette. Questo negli ambiti. Pensate che le manette, questo per quanto riguarda gli ambiti disciplinati dalla legge, possono essere anche utilizzate nel caso il pubblico ufficiale si trovi davanti a una situazione, a dover arginare una situazione di violenza. Immaginatevi due carabinieri che fermano 4, 5, 6 persone di notte, sono da soli, e queste persone cominciano a dimenarsi, divincolarsi, oppure ad avere atteggiamenti minacciosi. Lo stato di necessità permette di poter utilizzare le manette, come nel caso della polizia locale, anche senza dover arrestare nel momento, o anche senza dover arrestare una volta che le persone sono state portate in caserma. Nel caso della Fusco, della situazione della polizia locale accaduta con la Fusco, che cosa è accaduto? È accaduto perché lo hanno detto i diretti interessati nel video che hanno fatto con la Fusco. E cioè, questo ragazzo vede, monta la targa Apolide, vede dall'alto della sua finestra che 5 agenti della polizia locale stanno girando intorno alla macchina, lui scende, si chiude in macchina. Davanti a un atto di questo genere, che è una vera e propria violenza, la polizia locale deve vincere una forza, e la vince attraverso l'apertura coatta della macchina e lo scaraventare fuori la persona di forza, che nel momento in cui la persona non collabora, e per non collaborare
è anche sufficiente che dia una piccola gomitata, ecco che la polizia locale deve, a tutela sia del diretto interessato che propria, applicare le manette di sicurezza. Ci trovate qualcosa di così trascendentale? Ci trovate qualcosa di così allucinante? Ci trovate qualcosa di così incredibile? Lo fanno in tutti i paesi del mondo. E dato che la polizia locale non è il vigile di paese, ma è una forza di polizia ben organizzata, dove hanno le celle di sicurezza, il fotosegnalamento, le impronte digitali, un sacco di uffici molto ben organizzati, semplicemente non si sono fatti prendere per il culo. Io noto che c'è una cosa allucinante, cioè c'è un grado di ignoranza giuridica pazzesco unito a una temerarietà, che non è coraggio, temerarietà è colui il quale va allo sbaraglio senza rendersi conto delle conseguenze, questo è il temerario. Io continuo a dirvi che se le battaglie non vengono fatte sapendo quello che si sta facendo, si ottengono semplicemente due cose. Uno, nessun risultato. Due, la distruzione totale del diretto interessato. Tre, dopo i vari bravo, siamo tutti con te, eccetera, la sparizione totale di chiunque utilizza queste persone solo ed esclusivamente come giullari di corte. Occhi aperti, perché il mondo è un postaccio. Avanti così.